Dottor Tozzi, innanzitutto buongiorno, si presenti. Buongiorno. Lei è? Io sono il coordinatore di un'area di ricerca dell'ospedale Bambin Gesù che si chiama Malattie Multifattoriali e Fenotipi Complessi e che fa un sacco di cose in diverse discipline, dalla cardiologia, all'obesità, all'epatologia, alla neuropsichiatria, alla medicina predittiva, tante cose diverse insieme. Cosa farete per la notte della ricerca? Faremo uno show dedicato ai bambini soprattutto, ma a tutte le famiglie che vorranno visitare i nostri laboratori. Abbiamo una location particolare che è la nuova sede dei laboratori di San Paolo, dove ci sono ben 5.000 metri quadri di laboratori aperti a chi li vorrà visitare, e avremo una serie di stand per dimostrare che cosa poi succede nei laboratori, ma anche in altre occasioni che sono più direttamente interessanti per i pazienti. Un pomeriggio di, direi, divertimento. La vostra collaborazione con università ed enti di ricerca come si dispiega? Non esiste ricerca senza collaborazione, almeno questo è il mio punto di vista. Il Bambin Gesù, come qualunque altro ente di ricerca, partecipa nei progetti che poi sono finanziati dal Ministero o dalla ricerca europea, insieme a qualunque partner di qualunque altra disciplina, se questo è funzionale al risultato necessario. Il nostro obiettivo è curare meglio i bambini. Se abbiamo bisogno dei fisici per fare questo, lavoriamo con loro. Se abbiamo bisogno degli economisti, altrettanto. Se abbiamo bisogno degli ambientalisti, così via. Tutto questo crea l'opportunità per uno scenario continuamente nuovo e la possibilità di inventare cose che effettivamente oggi non esistono e che possono migliorare la vita del bambino.